mancano ancora 5 minuti. Vi ho raccontato dell'ultimo brevetto che hanno, che la Microsoft ha fatto garantire? No. È stato 2 settimane fa circa. E il brevetto testualmente dice elaborazione del codec tramite GPU, tramite processore sulla scheda grafica. Ora, è come brevettare uso il rubinetto per prendere l'acqua. Okay, che cosa volete fare l'elaborazione del codec? O col processore centrale o col processore della scheda grafica, sicuramente non con quello della scheda audio, del codec video. Non so, a questo punto per evitare questo brevetto ci toccherebbe elaborare il video sulla scheda audio e l'audio sulla scheda video. Poco pratico. Questo per dirvi che non ha senso. In Europa, grazie al cielo, i brevetti non sono validi. Anzi, sarebbe vietato. È vietato presentare brevetti software, come è vietato brevettare una formula matematica, perché non è una formula matematica, non ha un riscontro fisico oggettivo. Il brevetto è un oggetto, una volta bisognava portare l'oggetto di questi brevetti, ci sono anche i vigneti in cui arrivano tutti questi con gli oggetti in mano da mostrare il brevetto. È difficile mostrare una formula. È un po' brevettare un algoritmo, è come brevettare il giro armonico, come brevettare la bossa nova o il ritmo sincopato. Tempo fa andranno dal sacerdote della mia parrocchia a dire guarda che nell'organo della chiesa c'è un tap che non funziona. Lui ci guardò e disse che problema c'è, ce ne sono tanti altri. È un po' quello che fanno i brevetti, ci tolgono i nostri tasti per suonare algoritmi. Oggi si tolgono un tasto, domani si tolgono un altro e le sinfonie che possiamo suonare si riducono drasticamente, ma fin dal primo tasto. Quindi l'idea è brevetto su software non ha senso. Non ha senso, punto. Limiamo di qua, pensiamo di là. Il software è giustamente tutelato dal diritto d'autore, perché voi che siete informatici sapete che come un poeta si mette a tavolino e scrive una poesia, noi ci mettiamo a tavolino e scriviamo un programma. Non è che e 100 persone diverse che si mettono a tavolino per risolvere lo stesso problema, perché non sia Hello World, scrivono 100 programmi diversi, perché è frutto della creatività. Uno dei libri fondamentali in realtà di algoritmi si chiama The Art of Computing Programming, l'arte di programmare. E non è un titolo fatto a caso. Avete visto che adesso siamo arrivati ai 45? Domande diritto, avete domande? La volta scorsa, a fine lezione, qualcuno mi ha chiesto, no, un'altra lezione. E che cosa di Slackware? C'è un sito che si chiama distrowatch.org. Qua il catalogo di tutte le distribuzioni, che assolutamente le distribuzioni si chiamano distro, che è l'abbreviazione tipica. E così vedrete che c'è la hit parade della settimana, quella più scaricata, più utilizzata. Quella in cima è Ubuntu. Sicuramente ci sono altre nella repertorio, ancora prima di Debian c'è Mint, che è una distribuzione meno nota da noi, però
è una, come Ubuntu è una derivata Debian. Se mettete Debian e derivata Debian fanno la parte del leone. Debian deve essere sesto, quinto, giù di lì, non adesso non ricordo. E vedete che ne esistono tante anche molto particolari. Ce n'è una Linux XP che, se lo guardate, è fotocopia esatta dell'interfaccia di un altro sistema operativo, lascio voi indovinare quale, e con tanto di stanza e spegnere tutto quello che ci vuole. E la cosa, l'unico problema che può esserci nell'utilizzo è che la versione principale è in russo, quindi c'è scritto start, quello è in caratteri latini, ma il menu è in caratteri cirillici. Però ha una bella quota. Tempo fa andava molto di moda, poi non so se le notizie continuano a circolare, Red Flag Linux, il Linux nazionalizzato dal governo cinese. Perché il governo cinese è tanto interessato a Linux? Uno dice libertà, allora che cavolo c'entra con la libertà, anzi. Ma in realtà c'è un aspetto della libertà che dovreste considerare voi, dovreste far considerare le aziende, dovreste far considerare alle scelte se un domani diventate funzionari pubblici, che è la libertà dai condizionamenti esterni. Ok? Per esempio, voi sapete che in alcuni sistemi operativi, in particolar modo di un tipo di cellulare, forse due, la ditta che produce l'hardware, produce il sistema operativo del cellulare, può venirvi a cancellare l'applicazione se non gli piacciono. Ed è successo. E così, voi pensate che un governo come quello cinese si vada a fidare del software fatto da un segreto, fatto da un'azienda che può avere degli interessi correlati al suo governo, può essere, avere delle funzionalità imposte dal governo statunitense, sicuramente, ma non per questo bisogna dire è sbagliato questo perché così non possiamo controllare il governo cinese. Non bisogna controllare il governo cinese, bisogna spiegare alla popolazione cinese che esiste un altro modello di democrazia, e magari spiegarglielo a parole, non come in altre parti del mondo che si tenta di spiegare con bombe o cose simili, che non è la maniera giusta di spiegare come funziona la democrazia. Magari si corre il rischio di non farla capire, no? E si crea esattamente l'effetto contrario. Allora, altre domande? Prego. Non mi è chiaro il concetto di starvation che abbiamo visto l'altra volta fino a lezione. Adesso ci ritorniamo sopra, ma facciamo un breve ripasso su questo. Se avete un sistema operativo, un sistema di processi, e si dice il sistema non è fair, fair è la correttezza, ma la correttezza, come si traduce in italiano per bene, l'onestà, concetti molto noti in Italia. E tutti i processi si comportano bene e il sistema è fatto per essere veramente democratico, se questo funziona le cose dovrebbero andare bene. Quando il sistema non controlla questa democrazia fra processi o addirittura crea delle gerarchie fra processi, quello che può succedere è che processi o più curvi o con più alta priorità controllino sempre le risorse e ci siano fra i processi alcuni processi che non possono proseguire. Ma non è che siano bloccati, non è che siano bloccati. Il deadlock, vi ho detto l'attesa vicendevole, blocca i processi a qualsiasi priorità siano. Se anche c'è un processo a priorità altissima e una priorità bassissima, ma uno aspetta le risorse dell'altro e l'altro quella dell'uno, si bloccano e non c'è modo di sbloccare. Invece la starvation è diversa. La starvation è, avviene per, a un processo che, se lasciato tranquillo su una macchina libera, tranquillamente completerebbe la sua opera. Anche voi, se miracolo andaste in segreteria e trovaste
il deserto dei Tartari è impiegato, varrà, sareste felicissimi, immediatamente andreste a fare la vostra tasca. Ma quando arrivano, esattamente come nei processi, furbi o con qualità superiore, ad esempio noi se andiamo in segreteria entriamo dalla porta di dietro e quindi l'impiegato lavora prima per noi, a quel punto quel processo non può completare la sua elaborazione. Questa è starvation. Ok? Ma andiamo avanti. Perché adesso lo rivediamo. Se l'avevate già capito, ricordatevi sempre che la conoscenza è inesistente. Apprendo di x uguale apprendo di x. Che cos'è un'azione atomica? Atomico, nulla di esplosivo. Atomo. Che cos'è l'atomo nella materia? La componente minima che riguarda la materia. La particella indivisibile. Non è proprio indivisibile. Sì, però se uno la divide. Mantiene le proprietà del. Non è più quella cosa, cioè è l'elemento minimale di materia. Se noi andiamo a dividere ulteriormente l'atomo non è più quella sostanza. E quindi atomicità. Qui a quella accezione, cioè di indivisibilità. Infatti le azioni si dicono atomiche se soddisfano la condizione o tutto o niente. E dobbiamo capire quali sono le azioni che ci vengono garantite atomiche dall'hardware, altrimenti non e farne un modello, perché altrimenti non possiamo neanche creare un modello di concorrenza. Nel calcolo di parallelismo reale occorre garantire che l'azione non interferisca con altri processi durante la sua esecuzione. Un'azione atomica deve non interferire con altri processi già in quanto tale. Nel caso di parallelismo apparente, l'azione atomica viene definita quell'azione tale per cui il counter switch, abbiamo già detto il termine counter switch, forse no, avviene o subito prima o subito dopo. Allora, dato, non mi ricordo se l'ho messo, c'è nell'elenco che ho messo, ho incominciato a mettere l'elenco anch'io, non so se l'avete messo sul newsgroup, completando le cose che man mano metto sulla lavagna. Anche quello vuole essere un'altra evoluzione. Un buon controllo di essere pronti per dare la parte orale dell'esame, la parte orale prevista nel compito scritto, è leggere tutte quelle cose e domandarsi se si conosce esattamente il significato e si sanno applicare quei concetti, il perché che sta dietro, non solo ripetere la parola. Ok, che cos'è quindi? Abbiamo due concetti che dobbiamo ricordare, è già nell'elenco ma qui lo scrivo. Mode switch con switch. Il mode switch avviene tutte le volte che si passa da modo user a modo kernel e viceversa. Quindi avviene un interrupt, l'interrupt automaticamente fa il mode switch. Quando è che avviene il context switch? Quando prima c'era in esecuzione un processo, dopo va in esecuzione un altro processo. Quindi quando avviene un interrupt avviene il mode switch, parte l'esecuzione del kernel, il kernel fa quello che deve fare, elabora l'interrupt, poi lo scheduler decide e a quel punto ci può essere o no un counter switch. Se lo scheduler dice a questa condizione deve proseguire un altro processo, c'è il counter switch. Se dice in queste condizioni può andare avanti il processo che c'era prima,
c'è stato, ci sono stati due mode switch, ma nessun context switch. Ok? Quindi cambiamento di contesto cambia il processo, cambiamento di modo cambia il modo. User. Quindi lì il processo non sa né il giorno né l'ora, non sa in che punto avviene il context switch, ma date le azioni atomiche sa che avviene o prima dell'azione atomica o dopo l'azione atomica, non in mezzo. Per fare un esempio, se non avessimo questo concetto, noi potremmo pensare che mentre il processore sta facendo una somma, può avvenire il context switch che ha quando ha sommato alcuni bit sì e altri bit no. Ok? Invece i processori ci garantiscono che avviene o prima del o prima di tutta questa operazione o dopo tutta questa operazione, non a metà. Però vi avevo lasciato un tutto aperto sui processori RISC che adesso recuperiamo. E che esempi store word, cioè scrivi in memoria una parola dall'indirizzo A0 a registro A0 all'indirizzo specificato nel registro T0. Quello è un store indiretto, cioè l'indirizzo T0 contiene il registro T0 contiene l'indirizzo dove andare a mettere il contenuto. Il registro A0 contiene il dato da scrivere e quindi scrive ciò che c'è nel registro, il valore che c'è nel registro A0 nell'indirizzo specificato da T0. Nel caso di parallelismo apparente abbiamo visto come funzionano gli interrupt. Abbiamo il ciclo caricamento dell'istruzione, decode dell'istruzione, se necessario caricamento degli operanti, execute e store del risultato, e poi dopo tutto questo ciclo controllo se è avvenuto l'interrupt. Durante queste operazioni, caricamento, decode e le varie fasi dell'esecuzione, se anche avviene un interrupt rimane lì fino a che il processore non arriva al punto in cui riconosce l'interrupt. Tra l'altro, siccome è asincrono l'interrupt con il processore, vedrete che posso dire nella maggior parte dei casi l'interrupt è un segnale che viene alzato, cioè un filo che era 0 volt viene portato alla tensione nominale di lavoro. Una volta si diceva 5 volt, ma ormai bisogna dire 3, 1, 8, quello che è. E si aspetta che sia il processore a confermato che è ricevuto. C'è un altro, c'è conferma dell'interrupt di ritorno, perché non si sa quando il processore riconoscerà questo interrupt. E allora dice, ok, questo è il parallelismo apparente, quindi quella mezza somma di prima non si fa, non è possibile, la somma è atomica, questo store è atomico perché fa il ciclo e subito dopo controlla. E in caso di parallelismo reale, il controllo degli interrupt viene fatto indipendentemente dai due processori, quindi questo discorso non è vero. Però, siccome ad esempio questa istruzione accede alla memoria, questa istruzione viene effettuata, cioè ha una i suoi effetti esterni vengono realizzati nel momento in cui ha vinto la battaglia per il bus. Quindi è uno store, deve scrivere in memoria, non può scrivere metà bit e metà no, perché nel momento in cui è riuscito ad avere il bus fa tutto lo store e poi rilascia il bus. Ok, quindi questa azione è atomica sia in parallelismo reale sia in parallelismo apparente.
la frequenza non è atomica, è quella che abbiamo visto nell'esempio dei conti correnti. Infatti ogni azione è atomica per conto suo, ma la sequenza non lo è. Può venire fatta la prima istruzione, le prime due o tutte e tre e interrompersi, nel caso di parallelismo apparente, o perdere la battaglia del vasto in qualsiasi punto. Attenzione, e qui torniamo, le singole istruzioni assembler potrebbero non essere atomiche. Per esempio, nelle macchine CISC, pensate a quelle belle istruzioni che leggono da una locazione di memoria e scrivono in un'altra locazione di memoria, cioè fanno il trasferimento memoria-memoria. Quelle fanno due accessi al bus. E quindi potrebbero quei due accessi venire interrompiti, inframmezzati da accessi di un altro processore. Ok? Macchine RISC, ve l'ho detto l'altra volta, se in macchina RISC dovete caricare in un registro una costante di 32 bit, in realtà vi vogliono due istruzioni, ognuna delle quali atomiche, ma ce ne vogliono due, quindi dovete stare attenti che qui sì, potrebbe aver caricato solo metà del valore ed esserci un counter switch. Perché? Perché quando scrivete, esiste nell'assembler MIPS, nell'assembler ARM, l'istruzione per caricare un'intera 32 bit, ma non è un'istruzione assembler, è una pseudo-istruzione. Quindi è comoda, l'hanno messa, ma è come una macro. Quando l'andate a scrivere, in realtà nel codice macchina ci sono due istruzioni. Quindi state attenti che non sempre ciò che considerate assembler è 1-1 col codice macchina. Possono essere le pseudo-istruzioni, si chiamano così per motivi storici, ma sono le macro della sede. E in quanto C dipende dal processore. A uguale a 0 è atomico, A uguale a 0 c'è un log long e avete una macchina a 32 bit, non può essere atomico. Perché non ne potete con un'istruzione, un bus a 32 bit scriverne 64. Quindi se è long long, a quel punto fa due cicli di bus per accedere. A più, anche questo in generale non è atomico, però potrebbe mappare l'istruzione di incremento del processore dove questo è presente e quindi ridiventa atomico. Queste cose vanno considerate quando si lavora con macchine reali, però per avere un modello noi diamo un'idea plausibile, che poi andrà leggermente modificata quando andiamo a applicare a casi concreti. Quindi per noi quello che significa anche negli esercizi che andiamo a fare, noi assumiamo questo, che è un modello canile. Assumiamo che in ogni istante ci possa essere un accesso al massimo in memoria, quindi abbiamo una memoria condivisa. Quindi significa che aggiornamento di una variabile, incremento di una variabile non sono atomiche. Solo l'assegnamento è atomico, ma non le modificazioni. Operazione tipo assegnamento di un valore costante a una variabile è atomico. Questo è un modello plausibile, perché se utilizzate dati che sono coerenti con l'ampiezza del bus della macchina,
Questo è tipicamente vero, nelle macchine REST basta che usiate dati che non superano l'ampiezza di una costante della prevista dalla ISA, dal linguaggio macchina. Una notazione per operazioni atomiche. Voi comprenderete a questo punto, ma tu hai appena detto che x uguale x più 1 non è atomica, è vero? Se vogliamo dire che vogliamo dire x uguale x più 1 pensata come atomica, lo mettiamo in quel modo, ma a questo punto questa è solo una notazione. Delle due l'una, o nell'esercizio c'è un asserto, dice ponete di avere una macchina dove questo sia atomico, e da questo fate i ragionamenti, e per scrivere questo è atomico lo scriviamo così, quindi è solo una modalità di scrittura. Oppure uno scrive questo, l'ipotesi è che lo faccio diventare atomico, e lo si scrive, e ora ti faccio vedere come. Ok, quindi l'idea è questa è solo una scrittura. Per quando voglio dire quello è atomico, metto le parentesi angolose o il maggiore o il minore. Ieri avevo una maglietta bellissima su, conoscete il veloce detto Think Geek, che ha davanti aperta parentesi angolosa, base, chiusa parentesi angolosa, e dietro parentesi angolosa, fine base, base, il base va da qui a lì, in HTML. Avete visto quel scritto storico della tecnica italiana? Ci sono 1-0 tipi di persone, quelle che capiscono il binario e quelle che non lo capiscono. Ok, poniamo di una macchina in cui il print sia atomico, ok? Giusto per fare i ragionamenti, e lo scrivo così. Io ho due processi, il primo che fa print A, print B, e il secondo che fa print 1, print 2. A quel punto, quale sarà l'esecuzione di questi due processi? Non possiamo più, come nella programmazione sequenziale interattiva, pensare all'esecuzione. Ma abbiamo tante esecuzioni quanti sono i cammini su quel grafo che vedete alle mie spalle. Ok? Che cos'è un grafo? Non è un apostrofo rosa, quello è un'altra cosa. Che poi Rostan. Non è di Rostan questo. Perché Rostan aveva scritto le point rose, il punto rosa sulla i del verbo amare, perché aimé ha la i. Ora il traduttore si è trovato nei guai. In italiano amare non ha nessuna i, e quindi il traduttore si è inventato l'apostrofo rosa, e quindi tutti pensiamo che l'abbia scritto Rostan, e Rostan aveva scritto il punto rosa. E vedete che cos'è un grafo? Spero che conosciate il Cyrano de Bergerac. Sì. È una struttura di un insieme di nodi e di archi. Perfetto, quindi che cos'è un insieme di nodi e che cos'è l'insieme di archi? I nodi sono i punti materiali. Stiamo facendo una fisica, facciamo la dinamica del punto materiale. E l'insieme dei nodi è un insieme di nodi, ma l'insieme degli archi sono le relazioni. E quindi un sottoinsieme del prodotto cartesiano. Nodi per nodi, quindi in altre parole una relazione tra nodi, la relazione uno sotto insieme, quindi dato un insieme di nodi e una relazione fra nodi, chiamate il primo insieme dei nodi, il secondo insieme, la relazione si chiama insieme degli archi, questo è un grafo, quello alle mie spalle è un grafo. Quindi ogni cammino sul grafo, cammino è una sequenza di nodi, tale che ogni nodo abbia un arco con il successivo, rappresenta una possibile esecuzione.
perché partiamo dall'inizio dei tempi, fino a qui non hanno fatto nulla, abbiamo le reazioni atomiche, quindi delle due l'una, o incomincia P o incomincia Q. Se incomincia P stampa A, se incomincia Q stampa 1. Una volta che P ha stampato A, cosa può succedere? Che si risveglia Q e Q stampa 1, oppure P continua ad essere dormiente e P stampa B, ok? E così via. Quindi quelle, vedete che abbiamo, potremmo anche contarle, ma non so, cioè, fate tutti i possibili cammini e vedrete che ce ne sono più di un po', perché c'è quello tutto a sinistra, quello tutto a destra, quello che va sullo zaccone in vari modi, quello che va, che fa una S da un lato, una stretta dall'altro, tutto quello che volete. Quindi vedete che quando si realizza i programmi concorrenti abbiamo solo due statement per processo. Due statement atomici. Pensate a un programma di dimensioni normali, quanti possibili percorsi esecutivi ci possono essere? Sezioni critiche. Allora, abbiamo visto che l'hardware ci dà l'atomicità di alcune istruzioni. Bisogna considerare esattamente l'hardware, ma abbiamo fatto un modello credibile che può essere pensato verosimigliante alle cose che esistono, ai processori, agli ambienti, ai sistemi che esistono veramente. Ma non è sufficiente avere solo l'atomicità. Perché? Perché abbiamo visto, con la sola atomicità il problema dei conti correnti non si risolve. Abbiamo bisogno quindi di, lasciatemi dire in questo modo, di creare delle atomicità dove non ci sono, cioè di fare in modo di trovare la maniera per forzare il sistema a fare in maniera non interrompibile o non intercalabile, cioè nel parallelismo reale apparente, cioè senza soluzione di continuità, un insieme di istruzioni, una sequenza di istruzioni. Quindi per risolvere il problema del conto corrente occorre avere una maniera di fare in modo che il load at store venga fatto tutto niente, cioè come se fosse atomico, anche se il processore quell'atomicità non me la dà. Quindi dobbiamo fare in modo che vengano eseguiti come un tutt'uno. Questo è sempre il problema. Vedete due processi, qui abbiamo preso due valori casuali, random e generatore di numeri random, ma anche a parità del valore di A1 e di A2, qui abbiamo visto che i risultati sono, possono essere diversi. C'è una race condition. Race condition, vi ricordo, è quando il valore, il risultato dell'esecuzione del programma dipende non solo dal programma, ma dalla possibile interleaving o overlapping, dalla possibile correlazione temporale tra i processi che compongono il programma. La parte sottolineata, se vogliamo che non ci sia la race condition, deve essere fatta in sezione critica. No, aspettate un attimo, non vorrei aver sbagliato l'esempio. Se fossero... Ah, sì, no. Ho
ho letto velocemente, vi faccio la precisazione perché non vorrei che si fosse adito a pensieri. Perché il primo statement a 1 uguale rand e a 2 uguale rand non ha bisogno di restrizione critica? Perché stanno operando a 1 e a 2 sono variabili locali dei due processi. E quindi non operando su strutture condivise non c'è race condition. Perché sia che venga fatto prima la 1 rand di qua o prima la 2 rand di là o viceversa, non cambia niente. Invece cambia quando vanno ad accedere a totale, perché totale è condivisa, ok? Questa precisazione l'ho fatta perché è importantissimo quando si fanno programmi concorrenti andare a identificare ciò che viene condiviso da ciò che non viene condiviso. Se non è condiviso non avete problemi. Vogliamo garantire che le istruzioni critiche siano eseguite in modo assolutamente esclusivo, ma non solo, vogliamo che venga fatto evitando situazioni di disarmamento nel dello. Anche qui una sintassi, è solo sintassi, non è semantica, ma non è implementazione. Quando per dire entriamo in una sezione critica possiamo scrivere in quel modo, uscire da una sezione critica possiamo scrivere in quel modo, ma ancora una volta attenzione, questi sono solo modi per scriverlo, poi bisogna andare a implementarlo. Parentesi importantissima, noi guarderemo tantissimi metodi, tantissimi supporti. Quando fate gli esercizi, non è che potete prendere a vostra libertà questa sintassi della sezione critica più quella dei semafori, quello. Vedo degli esercizi che sono un potpourri di cose. Voi avete il modello del sistema, avete il supporto che viene dato, dovete implementare le cose col supporto che viene dato senza mischiare concetti staccati. Tra l'altro ho ancora in borsa e dopo disperato dalla prova parziale dell'anno scorso in cui erano successe parecchie di queste cose, ho fatto il decalogo del compito scritto e l'anno scorso ho fatto prendere tutti un foglio e l'ho dettato. Io non farò mai questo, un po' come chi abbatte la lavagna, anzi metterò una alla lavagna, no, non è lo batte a fare così. Dopo quando siamo più avanti nel programma, prima del compito della prova parziale, vi do il decalogo in modo che lo ripassiate la sera prima. Anzi, siccome potete tenere i testi, tenetelo di fianco e alcune voci se ve le posso già raccontare, del tipo non userò mai una variabile senza averla mai né inizializzata né modificata. È un po' strano che miracolosamente prenda il valore giusto, no? Va bene? Ora dobbiamo vedere come si fanno enter CS e exit CS e dobbiamo domandarci tante cose. Uno, ce la facciamo col modello che abbiamo o abbiamo bisogno di qualcosa di più? Cioè, noi abbiamo un hardware che ci dà l'atomicità degli assegnamenti, basta, oppure che chiediamo all'hardware qualcosa di più? Prima cosa. Seconda cosa, come facciamo a implementare enter CS e exit CS a seconda dei vari casi? Se l'hardware non ci dà nulla, che cosa ci dà l'hardware, se l'hardware è parallelo, se l'hardware è monoprocessore, dobbiamo una parte di questo.
Una domanda è qua sul lucido attuale, ma è proprio necessario un costrutto? Cioè, ma non possiamo fare un compilatore che riconosce da solo le sezioni critiche? Dice, adesso qui c'è una somma e quindi l'espressione la facciamo diventare sezione critica. Invece, spesso il compilatore ci mette lui la risposta sulla lavagna. Guardate questo programma parallelo, vi ricordo come Gingo End fa, no? Fa due parti parallele, e questo, come vedete platealmente, è soggetto a race condition. La domanda è, possiamo fare in modo che il compilatore da solo metta le critical section? Dipende qual è l'invariante che il programmatore vuole garantire, e a seconda delle invarianti che il programmatore vuole garantire cambiano le critical section. Poniamo che il programmatore voglia garantire che A sia sempre uguale a B, perché gli serve che A e B cambino all'unisono. Non è mica vero che se io metto la prima espressione invariante e la seconda invariante rimangano A uguale a B, perché lì praticamente si prendono due valori e alla fine viene sommato per il primo valore e moltiplicato per il secondo, oppure moltiplicato prima per il secondo valore e sommato per il secondo. Ma moltiplicazione e somma non sono commutative tra loro. E se non mettete una critical section che vi prenda tutte e due le operazioni insieme, tutte e due le somme per il primo processo, tutte e due le moltiplicazioni per il secondo processo, l'invariante non viene garantita. Quindi come fa il povero compilatore a sapere cosa c'è nella testa del programmatore che voleva quell'invariante piuttosto che quell'altro? Quindi il compilatore da solo, questa, se volete, è il contraesempio per mostrare che il compilatore da solo non può farcela, perché ha bisogno di sapere che cosa vuole il programmatore, e quindi è il programmatore che esplicitamente deve dire no, guarda, da qui a lì deve non essere interrompibile. Quindi l'unica soluzione è non eseguire le due parti in parallelo, cioè vabbè, c'è la soluzione zero, che dice me ne frego del fatto che mi ha detto che è parallelo, lo faccio sequenziale, prima uno poi l'altro. Peccato che se poi c'è una sincronizzazione tra i due è bello. Forse ci sono altri casi. Ok, quindi la soluzione che è quella che esplicitamente si dice, guarda, da qui a lì è una critical section, quindi la devi mettere come funzione atomica. Qual è la differenza fra azione atomica e critical section? Che l'azione atomica è architetturale, cioè mi viene già data, quindi è una atomicità naturale, questa è un'atomicità creata da qualche meccanismo del sistema operativo. Scusi. Prego. Ma questo entrare nella critical section e uscirne, dal punto di vista del processore che deve riconoscere, questa ingresso e questa uscita, avrà un suo minuscolo peso. Da che punti poi può convenire, cioè voglio dire, per un'operazione del genere mi conviene fare in parallelo queste quattro operazioni? Allora, qui stiamo guardando una dimensione teorica. No. Se
se ha una macchina multicorpo a questo livello di granularità può convenire, perché diciamo la correlazione tra il core è alla stessa velocità, anche poche istruzioni. Se invece un sistema già un processore perfetto distribuito, ovviamente perde più comunicazione che altro. Comunque, ma tra l'altro vedremo ci sono dei meccanismi, anche perché lo vediamo dopo, comunque parentesi in avanti. Nei sistemi operativi di un processore, le intercorrelazioni tra i processori ce ne sono parecchie e si sono inventati dei meccanismi di sincronizzazione particolarmente veloci, quelli che si chiamano spin-lock, che sono che consentono di creare critical section. Sono fatte apposta per pochi statement in maniera molto efficiente. Allora, si tratta di realizzare nel processo di questa forma. Questo è il modello teorico della critical section. Voi, per studiare la critical section, cosa si fa? Si tende di dare un modello che rappresenti tutte le critical section. Allora, qual è il problema? Voi avete tanti programmi che lavorano ognuno ha la propria finalità, quindi fanno elaborazioni distinte. Ma dal punto di vista della critical section cosa fanno? Fanno delle operazioni non critiche, chiedono di accedere alla critical section, fanno delle operazioni critiche, chiedono di uscire dalla critical section, fanno delle operazioni non critiche. Poi a seconda della logica del programma cambierà quello che fanno nelle operazioni non critiche e quello che fanno nelle operazioni critiche. Ma se vogliamo fare un programma che provi, che ci mostri che le critical section stanno funzionando bene o male, cosa facciamo? Facciamo un programma che non calcola niente, una specie di simulatore che non calcola niente ma che passa tutta la vita a entrare e uscire dalla critical section. Il modello teorico, cioè l'idea di base comune a tutti i programmi che usano critical section è: per sempre, fino a quando è vivo, entra nella critical section, fa azioni critiche, esce dalla critical section, fa azioni non critiche. Voi potete avere programmi che device driver di questa o quell'unità trasferiranno dati sul bus, faranno l'elaborazione, useranno la GPU per fare il calcolo del codec, così facciamo arrabbiare la Microsoft, e quello che volete, però alla fine entrano nel critical section, fanno cose critiche, escono dalla critical section, fanno cose non critiche e continuano a fare questo. Quindi per vedere come funziona la critical section usiamo questo programma teorico: entra critico, esce non critico, così per sempre. Che cosa dobbiamo far vedere? Quindi questo è il programma. Perché siano veramente critical section, che proprietà devono avere? E devono avere quattro proprietà, che quindi si possono ricordare, perché sapete che il numero critico per ricordare è 7, fino a 7 le cose si ricordano. Sono 4. Mutua esclusione. Questa è una regola di safety. Se il processo P sta eseguendo codice critico, il processo Q non può eseguire il codice critico, quindi uno solo nella critical section. E questa è la se mi avessi detto ditemi la proprietà di una critical section, mi avreste detto questa. Ma come vi avevo fatto vedere, se non si considerano le proprietà nel loro insieme ci possono essere soluzioni banali, anche in questo caso ce ne sono altre proprietà che dobbiamo far vedere. 2.
assenza di deadlock. Quindi non deve mai succedere che due processi tentino di accedere alla critical section e in realtà nessuno dei due riesca a procedere a nulla perché si bloccano l'uno con l'altro. Ok? Deve essere da questo punto di vista live. Assenza di ritardi non necessari. Questo, se volete, è una condizione di efficienza. Nessun processo fuori dalla critical section deve bloccarne un altro che vuole entrare nella critical section. Ok? Perché? Perché se no questo processo che vuole entrare in critical section, anche se ha nel diritto, deve stare lì ad aspettare per un altro che invece non sta usando la critical section. E il quarto è assenza di starvation. Vuol dire, se un processo chiede di entrare nella critical section, prima o poi deve accedervi. Per avere una soluzione del problema della critical section, dobbiamo avere queste quattro proprietà garantite. Ma infatti la parte di esempio che in quel momento non sei quanto diverso il sistema operativo che tutto bene? Sì. Si è fatto male? No. Stato male, c'è un po' state, ho sopra che pianto. Mi raccomando, non vuoi una missione di soccorso, va bene? Ok. Cos'è? Sono fatto essere sicuro che in un momento non sei nessun altro processo che ha una critical section che sia operativo. Perché alla fine io ho tutte le solo sul mio programma. Cioè non posso sapere se ha altri processi. Allora, la critical section è la critical section per quei. In un sistema di critical section ne può fare tante e la critical section è relativa a quei dati che lei vuole proteggere, quindi quelli che vogliono accedere a quei dati condivisi devono mettere in piedi un meccanismo di critical section. E come faccio a saperlo? Ah, questo è il problema, adesso vi faccio vedere come si implementa e come, perché il problema negli anni 60 c'è stata la discussione, ma possiamo dare una soluzione al problema della critical section semplicemente col modello di prima, senza che l'altro ci dia nulla di più? E adesso vediamo la risposta. Allora, sono chiari questi quattro punti? Mutua esclusione, no deadlock, assenza di delay non necessari, no starvation. Cucù. Allora, il problema è espresso in questa forma perché è, vi dicevo, è la forma generale del problema. C'è un'altra soluzione che non è stata scritta, cioè che il processo terminerà sempre fuori dalla sezione critica. Allora, perché se un processo entra nella sezione critica e poi tiene la sezione critica e termina, blocca il sistema. E ogni processo, quando entra nella sezione critica, prima o poi uscirà, questo ci viene già dato dall'assioma di finite progress, che non mi ricordo se l'avevo già messo tra le cose da ricordare. Sempre questo assioma stiamo parlando di aria fritta. Perché?
è tutto debito, cioè è come fare un modello matematico dove, dove contemporaneamente c'è A e non A. Non ha più nessuna ragione. Allora, abbiamo più approcci. Approcci software e approcci hardware. Approcci software, la responsabilità cade sui processi che vogliono fare, vogliono accedere a un certo distribuito, a un certo condiviso. Problemi, è soggetto ad errori, vediamo che è abbastanza complesso, ed è costoso in termini di esecuzione, perché quando un processo non può accedere a una risorsa, fa busy waiting, cioè fa dei cicli a vuoto aspettando che venga il suo turno. È interessante dal punto di vista didattico. Approcci hardware, ci sono istruzioni speciali del linguaggio macchina progettate apposta, e vedremo ne esistono di due tipi. Sono efficienti. Problemi non sono soluzioni general purpose, sono soluzioni specifiche, quindi occorrono le une, occorrono le altre. E poi ci sono altri metodi più ad alto livello. Nei linguaggi si possono mettere implementare dei paradigmi di programmazione per supportare la programmazione concorrente. Il problema è che questi sono comodi per il programmatore, ma poi da qualche parte qualcuno deve mettere dei meccanismi che facciano funzionare questi elementi di linguaggio con la macchina vera. Non possono rimanere astratti, se no non servono a niente. Quindi in un certo senso semplificano il problema a chiedere di fare un programma concorrente, ma lo complicano per chiedere di fare il sistema di supporto del programma concorrente. E allora si fa il supporto del programma concorrente nei sistemi operativi. Come si chiama questo corso? Sistemi operativi. Ok? Va bene, quindi noi vedremo sia l'aspetto esterno, cioè come fanno i programmatori a usarlo, sia come dietro le quinte, quando poi un programmatore usa semafori, monitor, message passing, questi vengono implementati e il programmatore può felicemente usare i suoi strumenti per fare programmi concorrenti. Algoritmo di Dekker. Voi penso conosciate già Dijkstra. Scusi, mi sembra che l'approccio software e l'approccio basato sul supporto nel sistema operativo sono abbastanza simili. Sono a livelli diversi. L'approccio software è teorico e fa vedere come, anche senza nessun supporto del sistema operativo, lei può fare creare critical section. Basta solo avere la comicità dell'assegnamento, e lo fa vedere un genio dell'informatica, uno dei nostri eroi, Dijkstra, qua sull'Avani. Visto che c'è solo la data di nascita, in realtà pochi anni fa è morto Dijkstra. E invece quell'altro è che, come facciamo con il sistema operativo, a dare un supporto più comodo di quello di usare l'algoritmo di Dijkstra. Ok, quindi in un caso vediamo che senza la niente può fare tutto in bricolage, nell'altro caso per conto suo, nell'altro caso invece la terza parte spiega come in modelli reali, perché se tutti dovessero usare Dekker o Peterson, i due algoritmi fondamentali, non esisterebbero praticamente programmi concorrenti corretti, data la complessità di realizzarli bene. Ok? E allora creiamo un'infrastruttura che rende più facile la programmazione concorrente. È chiara la differenza? Dijkstra è uno dei nostri eroi
Da qualche parte spero che abbiate visto l'algoritmo di minimo per minimo sui grafi che si deve a Dijkstra. Dijkstra, di origine olandese, ha lavorato per tanti anni all'università di Austin, in Texas. Poi, quando è malato, è tornato in patria ed è morto in patria. Tra l'altro, un mio praticamente compagno di corso, Lorenzo Alvesi, compagno di corso, lui studiava fisica, ma lavoravamo spesso assieme, abbiamo lavorato anche spesso assieme, si è trasferito ad Austin e è stato diventato uno degli allievi di Dijkstra. Allora, riporto un articolo per la mutua esclusione, no, 65 l'anno del, ovviamente dell'articolo, non di nascita, dell'articolo, progettato da un matematico olandese, Dekker, ma presentato da Dijkstra. È molto didattico perché l'algoritmo viene presentato in fasi ed è didattico perché vi fa capire le problematiche della programmazione concorrente, come bisogna ragionare una programmazione concorrente. Praticamente, e lo vediamo adesso, vengono date prima quattro soluzioni sbagliate e in ognuna delle quattro si analizzano gli errori e sulla base dell'analisi degli errori delle quattro soluzioni sbagliate si troverà la soluzione giusta. Sbagliando si impara. Dicevo un'antica pubblicità che voi non riconoscerete più perché siete troppo giovani. Allora, andiamo a vedere. Prendiamo questo tentativo. Quindi, invece di mettere enter CS, exit CS, abbiamo esplicitamente messo nei due processi quello che per noi è enter CS, exit CS. Andiamo a vedere. Ognuno dei due processi dice: se il turno è dell'altro, non faccio niente. E alla fine, uscendo, si dice il turno è dell'altro. Quindi questo è praticamente a turni. Una volta si alternano. P, quando finisce di entrare nella critical section, quando esce dice adesso vai avanti tu Q. Q entra, quando esce dice vai avanti tu Q. E tutte le volte che è il turno dell'altro, tutte le volte che è il turno dell'altro si aspetta senza fare nulla. La prima riga? Quale riga? La prima, come P. C'è quello, se vuole, è dice che c'è una variabile intera condivisa turno che vale inizialmente P. Purtroppo c'è un problema, perché ci sarebbe una piccola differenza, ma si nota poco. Turno uguale P, P è una costante ed è in non è in grassetto, invece se guardate il film del processo è un pelino più grosso, quindi P e Q per l'assegnazione a turno sono solo costanti, che sono i nomi dei processi, P e Q, sono costanti, uno probabilmente è 0 e 1, se vale 0 vale P, se vale 1 è Q. Invece P e Q sono veramente due processi che vengono eseguiti in parallelo, e quello è co-begin P parallelo a Q coend. E lì sotto fa vedere P e Q come sono fatti. Allora, questo a occhio, questo soddisfa la mutua esclusione, possono i due essere contemporaneamente nella critical section? Occorrerebbe che il primo processo il primo processo deve avere
letto se il turno è P, il primo processo dovrebbe aver letto se il turno è P, quindi diverso da Q, ed essere entrato, e poi, mentre il primo è nella critical section, il secondo deve aver letto che il turno è Q, mentre il primo è nella critical section. Ciò è impossibile, perché l'unico modo per fare in modo che il secondo legga turno uguale Q è che il primo esca dalla critical section. Ho fatto un esempio: per prima arriva P, per seconda arriva Q. Dovrei fare l'esempio uguale, ma siccome sono simmetrici, uno può dire senza, diciamo, senza perdita di generalità, questa è la frase tipica dei matematici, essendo simmetrico posso considerarne uno solo, perché il problema sarebbe esattamente duale, basterebbe cambiare il nome di tutti i due. Uno dei due arriva prima, il primo legge il turno P, il secondo deve leggere il turno uguale Q, l'unico modo in cui il secondo legge il turno uguale Q è che il primo sia uscito. Il risultato, la mutua esclusione è garantita. Poi cosa abbiamo? Assenza di deadlock. Siamo in assenza di deadlock? Sì, siamo in assenza di deadlock, perché uno non blocca l'altro. Siamo in assenza di starvation, però abbiamo, ci manca la quarta, qui fallisce la quarta, i delay non necessari. Se P sta per un'ora in condizione non critica, Q dovrà aspettare un'ora per accedere alla parte critica. Vediamo se ci ho preso. Quindi questo non rispetta la terza. Potrebbe creare anche un problema di starvation, perché se uno è andato che non può considerare la variabile condivisa da entrambi allo stesso tempo, se uno continua a essere se torna a uguale a P, per esempio, l'altro non potrà scrivere sulla variabile che uguale a P, perché cosa se dai la segreteria, quello davanti a una pratica di mezz'ora, poniamo che le segreterie ideali non chiudono mai, non valgono, però quello davanti a una pratica di mezz'ora non è che lei è in starvation. In starvation è un'attesa illimitata, perché quello prima o poi finirà per fare mezz'ora e si prendeva avanti. Sì, non c'è starvation propriamente detto, mentre se invece le passano sempre davanti, quella è starvation. Quindi, starvation, state attenti, è l'attesa indefinita. Se è finita, seppur grossa, non è starvation. Infatti, non è delay non necessario. Andiamo allora a vedere. Questa non va, proviamone un'altra. Infatti, qui fa vedere P entra nella sezione critica, P esce nella sezione critica, P tenta di entrare nella sezione critica. Q è molto lento e Q, Achille la tartaruga, no? È un famoso paradosso. Vi ho già parlato di Stutter. Peter Asher Bach in Eterna Ghirlanda Grillante, un bellissimo testo. Tra l'altro è in Italia Stutter. Penso prima dalle parti di Padova, ogni tanto viene a fare anche delle conferenze qua a Bologna ed è molto divertente andarlo a sentire. In questo libro ce n'è già, voi bloccatemi quando vi dico quello che vi ho già detto, è il vostro compito. In questo libro fa un parallelo tra il teorema di Gödel, l'incompletezza dei sistemi formali, l'arte di Asher, quello che fa i disegni impossibili, e John Sebastian Bach e tutta la teoria musicale di Bach. È un testo veramente bellissimo, non bisogna leggerlo, bisogna assorbirlo col tempo. Pensare di leggere da pagina 1 a pagina 3000 e rotte è un'impresa impossibile.
Invece leggerlo quando sei nel modo giusto, in anni si riesce a divertirsi. Allora andiamo al secondo tentativo. Vediamo questo tentativo. Abbiamo stavolta una variabile che abbiamo chiamato in. In significa è all'interno. Quindi abbiamo in P e in Q. Sono due variabili all'inizio, sono tutte due false perché nessuno dei due processi è all'interno della sezione critica. L'idea qual è? Ogni processo dichiara sono nella sezione critica, l'altro processo va a vedere, non è che per caso l'altro processo è nella sezione critica, se l'altro non c'è posso andare io. Ok, l'idea è molto interessante ma è sbagliata. E ora vediamo perché. Prendiamo questo codice e dice finché Q è nella sezione critica, aspetto. Quando Q è nella sezione, se Q non è nella sezione critica, prendo io la sezione critica, faccio quello che devo fare e dichiaro che non ho bisogno della sezione critica. E simmetrico Q. Dov'è il problema? Qui la tesa di dilemma necessaria l'abbiamo tolta, perché se un processo non è nella sezione critica, il suo in è spento, quindi l'altro entra e esce tutte le volte che vuole. Starvation non c'è, appunto, perché almeno quando ne ha bisogno entra. Deadlock potremmo guardare, ma prima ancora di guardare quello salta la nostra esclusione. Addirittura il proprio quello che è la ragione stessa costitutiva della critical section salta. Perché? Perché c'è quella bella linea orizzontale che ha un significato. Ponete che il contestuccio venga esattamente lì. Quindi il processo P arriva e dice Q sta usando la critical section. No. Quindi è il mio turno, ma non è atomica con l'istruzione successiva. Prima di poter dire mia, come si fa a pallavolo quando vedete la palla, mia, esattamente come pallavolo, cosa succede se due dicono mia contemporaneamente? Una bella segnaliata. E infatti i due processi si scambiano insieme, perché dice mia, ma l'altro non sente mia, perché dice non è sua, dico mia, ma prima di poter dire mia, l'altro dice non è sua, dico mia. Ok, arriva il primo, dice Q non lo sta usando e vuole dire allora lo usa P. Arriva il secondo perché è arrivato o il basso, l'inter che è arrivato lì, arriva l'altro e dice ma P non lo sta usando, lo uso io. Torna il controllo a P che aveva già fatto il controllo e quindi è già in quel punto lì e quindi è convinto che Q non lo stia usando. Anche P dice lo prendo, il risultato tutti e due entrano nella critical section. Ok? Mica tanto, non funziona, non è una soluzione. Perché? Perché P, questo è proprio passo passo. Vi ricordate prima P print Q? Abbiamo trovato un cammino nel grafo delle possibili esecuzioni in cui fallisce. Parte P, attende fino a quando in Q uguale falso, vero dall'inizio, quindi passa. A questo punto va avanti Q, poniamo che sia un multiprocessore, Q fa quello che deve fare. Legge e dice, ma in P è falso, quindi a questo punto P dichiara in P uguale true entra, Q dichiara in Q uguale true entra, il risultato a quel punto tutti e due sono nella critical section, nella non critical section, perché non è una soluzione. Allora uno dice ma io sono curvo, se
prima controllavo e poi mettevo in P o in Q, Q uguale vero. Allora, prima dico che è vero e poi controllo se l'altro lo vuole alterare. Cosa succede stavolta? Capito? Deadlock. Perché prima che succede che mi dice in P dice è mia, in Q dice è mia, poi a quel punto c'è il classico detto P che aspetta che Q la rilasci e Q che aspetta che P la rilasci e rimane lì a circolare. Atletico. Mi ricorda quella, ci sono un matematico, un fisico, un ingegnere che hanno il problema di uscire da una prigione, ne inchiudono in tre prigioni separate e hanno a disposizione una scatoletta di tonno. Il primo a uscire ha fatto un cenno di sofferenza. No, sì, no. L'avevo sentito l'anno scorso, non so. Mi dispiace. Il primo a uscire è l'ingegnere che con la scatoletta del tonno crea una chiave, oppure i meccanismi, i famosi ferretti, si chiama tuck-picking, lock-picking. Casa? Sì, e scarsa in apertura. Il secondo è il fisico, e qui andiamo su fan scientifico, che tramite la scatoletta di tonno, che tonda con un acceleratore di particelle, e spara. Il matematico passa la settimana e non esce, e vanno ad aprire la cella, scopre che con la scatoletta di tonno si è suicidato, con sangue scritto sul cognome, però assurdo di essere usciti dalla prigione. Ok, allora, va bene. Allora questi non escono dalla prigione, rimangono lì in deadlock. Ops. Infatti qui c'è la spiegazione. Allora proviamone ancora un'altra. Allora proviamo questa. Tutti e due dicono prendo la mutua esclusione, quindi io dico sono in P e l'altro dice sono in Q. Poi guardo se c'è, se anche l'altro, se l'altro vuole entrare, se l'altro è. Quindi se l'altro vuole entrare pone può fare anche un write lock, quindi si può anche bloccare indefinitamente. Qual è il live lock? Avete in mente quando vi ponete davanti a una porta e volete vicendevolmente farvi una cortesia e non vi decidete mai nessuno dei due ad entrare, perché prima dopo di lei, dopo di lei, e siamo bloccati. E fa questo, infatti, P dice in P è vero. Q dice in Q è vero, P verifica in Q, Q verifica in P, tutti e due rilasciano invece falso, poi aspettano un attimo e tutti e due riprovano e tutti e due ancora sincronizzati dicono ok, prendo in P, prendo in Q, vado a controllare, ma c'è anche l'altro, quindi mi fermo e ricomincio, ok, quindi rimanete lì indefinitamente e non entrate mai. Quindi abbiamo quattro tentativi e quattro errori. Nel primo avevamo il problema di deadlock. Il primo dei turni avevamo il problema che delle attese, che uno fuori dalla critical section bloccava uno a entrare. Nel secondo avevamo il problema proprio di mutua esclusione. Nel terzo avevamo deadlock. Nel quarto avevamo il live lock. Cioè, deadlock, tutti e due stanno fermi.
e non avanzano. Live Ops tutti e due lavorano e non avanzano. Allora dobbiamo prendere da ognuno di questi tentativi ciò che fa bene ed eliminare ciò che fa male. Notate che c'è in corsivo, in italico, nelle tentative 3 e 4 il problema in modo simmetrico. Qual è la logica di Deck? La logica di Deck dice: analizziamo due scenari possibili. Abbiamo lo scenario di non interferenza tra i due processi, e quindi uno solo dei due vuole entrare nella critical section, per cui i problemi non sono complessi. Poi abbiamo lo scenario in cui tutti e due vogliono usare la critical section. In questo caso i problemi della 3 e della 4 derivano dal fatto che abbiamo usato una soluzione simmetrica. Usando una soluzione simmetrica continuano o a fare il deadlock, uno aspetta l'altro, l'altro aspetta prima, o l'altro prima tu, prima tu. La soluzione dove sta? Nel applicare nel caso normale una soluzione semplice e tenere i turni quando tutti e due vogliono entrare. Cioè quando uno solo vuole entrare va bene, entra quello. Se scopriamo che tutti e due vogliono entrare, facciamo turni. Allora, facendo turni solo in quel caso, eliminiamo Deck e Pedalo. Ok? Questa è l'idea di Deck. Quindi, il meccanismo dei turni del tentativo 1 serve per rompere la simmetria dei tentativi 3 e 4. Il meccanismo di prendere l'iniziativa del tentativo 3, cioè dire in, rompe il meccanismo di alternanza assoluta del metodo 1. Il meccanismo di lasciare il passo del tentativo 4 serve per evitare il metodo del 2. Avete in mente che si diceva io prendo in P, se invece anche l'altro vuole entrare, allora lo rilascio. E quindi arriviamo all'algoritmo, che è questo. Notate il while in blu, il while più esterno è il while del modello di processo. Invece per, vedete, il protocollo d'ingresso, per il protocollo d'ingresso ci sono due while allineati. Al posto di in è stato cambiato con il nome lead, cioè non stiamo a concetto simile, ma possono essere tutte e due veri contemporaneamente, perché non sta a significare che uno è nella sezione critica, ma che il processo ha bisogno della sezione critica. Vedete che abbiamo need P e need Q, che sono due variabili false, booleane, e abbiamo il turno. Quando uno vuole entrare nella sezione critica, la prima cosa che dice è: io ho bisogno della sezione critica. A questo punto possono darsi due casi: o l'altro non ha bisogno della sezione critica, oppure anche l'altro ha bisogno della sezione critica. E bisogno della sezione critica vuol dire o che ne ha bisogno o che è già entrato nella sezione critica. Se viene scoperto questo caso, cosa viene fatto? Va a vedere, siamo nel caso critico, e solo in questo caso va a vedere di chi è il turno. Quindi se tutte e due vogliono entrare nella sezione critica, entra nella sezione critica solo quello che ha il turno giusto. E notate che prima di controllare il turno rilascia il proprio need, consentendo così all'altro di entrare.
a quel punto continui questi due while fino a quando non riesce a uscire da questo doppio ciclo, fa la critical section. E in che cosa consiste l'uscita dalla sezione critica? Primo, nel dichiarare che il proprio need è falso, non è più necessità. Il secondo è di dichiarare turn all'altro. Attenzione che nella programmazione concorrente anche l'ordine degli statement può essere fatale. Lì c'è scritto prima need e poi turn. Quelle due cose, se le è scambiate, può non essere, può avere influenza. Ok, quindi il concetto è: usiamo, vedete, il need è un po' l'esperimento che abbiamo chiamato 3, poi il rilasciare è l'esperimento 4, i turni è l'esperimento 1 e dell'esperimento 2, vabbè, abbiamo usato il ciclo di ingresso. Abbiamo combinato le quattro soluzioni per darne una. A questo punto però non ci accontentiamo di dire oh che bello, andiamo a dimostrare che questa è la soluzione. Quindi abbiamo quattro proprietà, un algoritmo fatto dal software normalmente, no? E dobbiamo dimostrare. Molta discussione. Supponiamo per assurdo che P e Q siano contemporaneamente all'interno della sezione critica. È un modo di dimostrazione, no? Ricondursi ad un assurdo. Si aggiungono all'ipotesi la negazione della tesi e si deve arrivare a dimostrare che ciò è assurdo. Allora, poiché gli accessi in memoria sono esclusivi, tutte e due devono valutare entrambe le variabili net P e net Q. Uno dei due entra per primo. Anche qui sono simmetrici, senza perdita di generalità. Poniamo che sia Q il primo che entra, forse P basta cambiare i nomi di P e di Q. Net Q sarà vero fino a quando Q non uscirà dal ciclo, perché se non fosse così non sarebbe vero, non sarebbe entrato. Se guardate il codice dell'esercizio prima, del lucido prima, Q entra. Quindi se Q entra, deve aver valutato net P uguale falso, perché l'ultima cosa che fa prima di entrare nella sezione critica passa dal controllo di questo while. Quindi net P è uguale a falso. E net Q è uguale a vero. Notate che P non può cambiare net Q, lo controlla ma non lo può variare. Siete d'accordo? Qua non c'è nessun assegnamento di net Q. Quindi a questo punto abbiamo net P falso, net Q vero, e net Q rimarrà vero per tutta la critical section. L'unico modo per avere net Q falso è che esca dalla critical section. Abbiamo detto come ipotesi più assurdo che è dentro la critical section, quindi net Q è vero. Ma se net Q è vero per tutta la critical section e l'ipotesi che abbiamo fatto per simmetria è che Q arrivi per primo, vuol dire che il secondo che arriva è P. L'ultima cosa che fa prima di entrare è controllare net Q, quindi non può essere entrato. Ok? Siete d'accordo? Ovviamente dovremmo fare anche il simmetrico: il primo entrare è net Q, vuol dire che a questo punto net P è vero fino a quando non avviene questo, e l'ultima cosa che fa net Q è controllare net P, e quindi doveva essere falso contro l'ipotesi. Quindi la mutua esclusione si dà perché abbiamo controllato tutti i casi e
abbiamo visto l'assurdo. Andiamo a vedere assenza di deadlock. Su, ancora per assurdo, supponiamo che siano tutti e due fermi nel protocollo d'ingresso, quindi all'interno di quel while d'ingresso. Se sono tutti e due fermi nel tuo while d'ingresso, vuol dire che sia NIP sia NIQ sono veri. Se guardate il codice, fanno quei cicli all'ingresso solo se sono tutti e due veri. Ma attenzione, abbiamo i turni, quindi la variabile del turno può assumere o il valore P o il valore Q, non può assumere tutti e due i valori. Quindi anche qui per simmetria prendiamone una, poi sarà l'altra, poniamo che valga turno uguale Q, e anche lì se guardate il codice, l'unica modifica della variabile turno avviene alla fine della sezione critica. Se ci fossero delle modifiche all'interno del protocollo di ingresso della variabile turno, dovremmo metterci dei problemi nella fase dei ragionamenti più complessi. Ma visto che la unica modifica della variabile turno è in fondo, e noi abbiamo l'ipotesi assurda che stiano tutti e due ciclando nel protocollo, vuol dire che se la variabile è Q, Q uscirà dalla sezione critica con quell'ipotesi. Perché se la variabile vale Q, P entra nel primo ciclo, mette nel P a falso e quindi Q entra. Ma l'ipotesi che nel P e nel Q fossero sempre true qua salta, perché P vede che è il turno di Q, mette nel P a falso e si mette ad aspettare nel ciclo più interno e non rimette vera nel P e quindi Q entra. Quindi non abbiamo deadlock. Le altre due dovrebbero essere abbastanza più semplici. Tanto se ricordo bene ne abbiamo messi tutte e due in una pagina, è questo? Sì. Assenza di ritardi non necessari, questo è semplicissimo. Siccome abbiamo need, se un processo non mette il suo need vero, l'altro entra e esce tutte le volte che vuole. Assenza di starvation. Ecco, qui bisogna fare un ragionamento. Per avere starvation occorrerebbe che uno dei due processi dovrebbe entrare e uscire sempre dalla critical section senza lasciare l'altro entrare. Ora, avete notato che quando un processo entra nella critical section, alla fine mette il turno dell'altro. Quando l'altro processo chiede di entrare in critical section, i casi sono due: o il primo processo non ha ancora messo il turno al secondo, o P non ha ancora messo il turno di Q, allora può darsi che P entri questa volta, entri la prossima e poi uscendo ha messo il turno a Q. Oppure ha messo il turno Q, quindi l'altro processo può attendere al massimo una esecuzione, Q può attendere al massimo una esecuzione di P. È come se prendesse il biglietto, nel momento in cui prende NIP, ha preso il biglietto e aspetta il suo turno. Quindi prendendo il biglietto, se P sta eseguendo, finisce di eseguire, ma mette il turno Q e non riesce ad entrare la seconda volta. Quindi quando prende il biglietto, o il turno è il suo, entra subito. Se il turno è dell'altro, l'altro può fare un'esecuzione e poi tocca a lui. Ok? Quindi non c'è neanche starvation. Quindi Decker ci fa vedere che è possibile solo con il nostro modello, che ci dà pochissimo in termini di atomicità, ci dà solo l'assegnamento. Con il nostro modello è già possibile fare programmazione concorrente a sezioni critiche. Dal punto di vista funzionale uno può commentare che non è bellissima come soluzione dal punto di vista funzionale, dal punto di vista prestazionale, perché per esempio c'è quello che si chiama busy wait. Avete in mente che c'è un ciclo che dice while do nothing, e
while do nothing è una cosa che spesso è da evitare nei sistemi reali, perché consuma dell'energia senza dare risultati. È proprio dal punto di vista applicativo, dal punto di vista ingegneristico, che ruba dei cicli, ma nel senso anche che ci sono delle forze logiche che cambiano il loro stato, forze logiche che cambiano il loro stato quando il transistor ha effetto identificato che si aprono e si chiudono, e quindi c'è una dissipazione di calore. Ci sono le batterie, specialmente degli apparati portatili, che consumano per nulla, e anche se non fossero portatili, un ciclo non fa nulla, cicli di tantissime macchine alla fine creano un consumo di energia inutile, ok? Quindi non è una soluzione che dal punto di vista pratico, proprio implementata così, piaccia molto. Occorre vedere se si può fare di meglio. Intanto, anche dal punto di vista teorico, c'è un problemino che qualcuno ha visto. Dijkstra, che scrive l'algoritmo di Dijkstra, qualcuno ha detto: che bello, invece di farlo con due processi proviamo a farlo con n processi. Ne è risultato un programma pesantissimo, molto di più di questo. Allora qualcuno ha detto: si può fare di meglio? Allora è arrivato un altro, vedete sono passati 65-81, quindi sono passati 16 anni. E Peterson ha fatto un algoritmo che fa le stesse cose che quello che fa Dekker, ma è molto più facilmente generalizzabile a n processi ed è anche più semplice da scrivere. Eccolo qua. Ma sfortunatamente per voi è più difficile da comprendere. Allora, vedete che abbiamo delle cose in comune come il need e il turno, ma Dekker riesce a fare a renderlo più compatto. Intanto vedete che il protocollo d'ingresso non ha il doppio ciclo, ma il ciclo singolo, e non solo, ha una condizione non atomica. Valutare NP e NQ and qualcos'altro vuol dire che viene valutata una, si può interrompere, poi può essere valutata l'altra, non c'è comicità nel controllo del valore. Però facendo così riesce a fare una cosa generalizzabile. Io penso che di dimostrazione ne basti una per giornata, quindi direi che ci aggiorniamo a giovedì mattina per intanto digerire questa, la riguardate, vedete se ritorna in fonti, e poi giovedì facciamo l'altra dimostrazione, se no temo. Avete domande? Vabbè, noi ci vediamo domani, ma domani andiamo avanti sulla parte del linguaggio C. Come che sarebbe? Non so se mi ci metto al cielo se parlare degli strumenti per la programmazione, quindi parlerò di make, parlerò di output.